curioso di sapere quale gioco oggi ha organizzato per noi Annetta. Ragazzi, il mio programma è veramente super. Tenterò di risolvere 212 esercizi di trigonometria. È la mia passione. Signora direttrice, indovini le previsioni meteo sul giornale. Oggi tempo soleggiato, perfetto per le escursioni. E ne approfitteremo per andare tutti alla roccia rossa. Preparate i vostri zaini, si parte immediatamente. La roccia rossa? E che cosa sarebbe? La più alta collina della vallata. Ogni anno Ippolito cronometra il percorso per battere il suo record personale. Perfetto, sfuggiremo ad Annetta. Tu, Squeak, che ne dici di una bella passeggiatina? Ehi! Quindi oggi è il solstizio d'estate. E allora? Sai cos'è il solstizio d'estate? Lisa, ma perché mi hai preso? È la giornata più lunga dell'anno. Ma anche un giorno di festa per gli abitanti della foresta. Approfittano tutti di questa lunga giornata di sole per abbronzarsi. Perfino il Flappasha. Non indovinerai mai dove va a prendere il sole. Forse in un bunker a cielo aperto, super controllato. Magari con dei muri alti più di 8 metri e degli strani cannoni laser che mettono paura. Ma no! Va alla roccia rossa! Oh, ma è la mia occasione! Così potrò fotografare il re della foresta! Questo è lo scoop della mia vita! È una catastrofe, vorrei dire! Anche Ippolito lo vedrà! Dobbiamo evitare la roccia rossa! Ho trovato! Cammineremo come delle lumache! Ippolito si spazientirà così tanto per il record che torneremo indietro! D'accordo, sembra essere l'unica soluzione! Bene! Siete pronti per la più grande avventura delle vostre vacanze? Perfetto. 3, 2, 1. Tutti in marcia! Pensa alla natura, cammina, cammina. Pensa alla natura, la vetta si avvicina. Pensa alla natura. Buona passeggiata nella foresta! Pensa alla natura. E ora voglio cucinare una gustosa sorpresa per quando torneranno. Ottima idea! Io invece realizzerò un ricordo speciale dell'escursione. Cammina, cammina, pensa alla natura, la meta si avvicina. Oh, stiamo andando bene. Se continueremo con questo passo, il record verrà semplicemente polverizzato. Lo avete sentito? Dobbiamo trovare una scusa per rallentare. Mi chiedo quale scusa io potrei... Ah! Sta bene? Non è niente. La radice ha impedito che cadessi giù. È caduto Malik, sai che novità? Ecco qua, adesso va meglio? La ringrazio, dottore, signor Ippolito. Abbiamo perso 3 minuti e 2 secondi, non importa, li recupereremo. Hop hop, sbrighiamoci, Ryan, musica! Pensa alla natura, cammina, cammina. Geniale l'idea di far finta di cadere, grazie Malik. Certo, figurati. Siamo stati bravi! Abbiamo recuperato il tempo perduto! Che cosa è successo ancora? Deve essere il crampo dello sportivo! Come va adesso? Molto bene! Non è che potrebbe massaggiare anche l'altra gamba? Quella con il crampo? Olga? Dimmi, Annetta. Le dispiace se utilizzo le fruste elettriche per la mia pasta di sale? Oh, credo sia un composto troppo duro per le mie piccole fruste. Oh, è vero, ha ragione. Forse sarà meglio impastarla con le mani. Forza, è ora di rimettersi in marcia. Lasciami indovinare. Mal di pancia? Crampo al polpaccio? Distorsione alla caviglia? No, purtroppo è l'altitudine. Al di sopra dei 20 metri non posso fare sforzi, ma se vuole resto qui. Mi riprenderete al ritorno. Ottima idea! In marcia! Però se provassi a raggiungervi e mi perdessi, poi lei dovrà dire ai miei genitori che mi ha lasciata da sola.
Accidenti! Ah no, volevo dire fantastico! Abbiamo recuperato! Perfetto! Forza, ragazzi! Acceleriamo! Ma tutto questo è incredibile! Così finirò per pensare che me lo stiate facendo apposta! Oh no, mi è caduta la spilla! È almeno di valore? Certo che lo è un regalo della mia rivista preferita! D'accordo, va bene, ora cercherò di ritrovarla. E dove ti è caduta? È ovvio, nel labirinto di rovi. Come sta andando la tua opera d'arte? Bene. Ho appena finito di modellare il primo escursionista. Le presento Ippolito! Oh, sì! Ma certo Annetta, gli assomiglia molto in effetti. Allora Ippolito, è riuscito a ritrovarla? Non preoccuparti! Non può essere andata tanto lontana! Ah, eccola, l'ho trovata! Guardate qui! La vostra spilla! Ma non è possibile, faccia vedere! Mi sembra che tu possa camminare! Sì, di solito a partire dai 48 metri in su sto molto meglio! Tieni, e fai più attenzione! Grazie mille, signor Ippolito! E ora in marcia! Ragazzi, abbiamo un record da battere! Malik, se Greta si sentirà male la porterai sulle spalle! Davvero strano, ero sicura fosse nello zaino! Ma forse era bucato! Beh, dicevo così per dire! Matt! Va bene, sono stato io, d'accordo! Ma solo perché... voglio vedere il Flapascià, ecco! Lo so, Matt, ma sai che... In realtà, anche io voglio vedere il Flapascià! Beh, Lisa, anche io! E anche noi due! Che dire? Io non vedo l'ora! Beh, a dire il vero, sono con voi! Allora, io avrei una certa fretta! Bene, e adesso che facciamo? Nessun problema! Greta, tu hai il libro delle vacanze? Sì, nelle pause risolvo le equazioni! Saremo noi a conoscere il Flapascià, non certo Ippolito! Ecco qui dei deliziosi crostini con le verdure del nostro orto! I ragazzi li divoreranno! E impazziranno per la copia della mia roccia rossa in pasta di sale! Che ne dice? Com'è carina! È un vero capolavoro! La roccia rossa! E il cronometro mi dice che siamo in tempo! Oh, sento odore di record, ragazzi! Bisogna fare in fretta per fare il record! Allora, certo, io... sto arrivando, ragazzi! Prende lei i nostri zaini, così correremo più veloci! Ragazzi! Dove siete, ragazzi? Un cartello? Ma che serve? Quindi questo percorso è bloccato! Ma allora, da dove sono passati loro? Ah, certo, un sentiero alternativo! I ragazzi avranno preso questa strada! Aspettatemi, sto arrivando! Tra poco capirà che quella non è una scorciatoia! Hai ragione, ma quando lui tornerà indietro, noi saremo quasi arrivati! E adesso? Beh, mi rimane soltanto una cosa da fare! Sto arrivando! Ragazzi! Sto arrivando! Finalmente! Questo è il Flapascià! Certo, è il momento del mio scoop! Ragazzi! Eccomi, mi stavate aspettando, però! Su, ormai abbiamo raggiunto la cima! Un'ultima sforza! Oh, vedrai Flapascià! Sono arrivato in cima! Non ve l'aspettavate? Ce l'ho fatta! Sono sicuro di aver battuto il mio record! Presto, dov'è il cronometro? Oh, accidenti! Ehi, ma da dove sono uscite quelle zanzare? Il Flapascià è proprio come Squeak, oggi vuole davvero starsene in pace! Andate via, bestiacce!
Ah, addio, Scoop della mia vita. Non ti preoccupare, ci saranno altre occasioni. Ah, lasciatemi! Mi spiace! Andate via! Oh, lasciatemi stare! Oh. Oh. Oh, aiutami, amica! Aiutami! Oh. Ah, Ippolito! Faccia subito qualcosa! La roccia rossa! E adesso prendete questa! E questo! Via, brutte bestiacce! Sono i miei crostini! Andate via! No, no! Oh. Oh. Si sente bene? Direi benissimo! Il vecchio record è stato polverizzato! È vero, non è come avere una fotografia del Flapasciano, ma sarebbe un vero peccato non metterla nel mio blog!